Ma io sono un ragazzo di una famiglia povera, nata da Vernassa, Cinque Terre. Famiglia di 8 fratelli. L'unica strada che c'era era quella di imbarcarsi sulle navi. Io sono imbarcato nel 1952 in una petroliera di Paolo Scerni. Ho fatto 36 mesi su quella nave. Sono sbarcato da quella nave come secondo cuoco. Da lì sono passato coi Costa, sull'Eugenio, sulla Giovanna. E nel 1964 sono sbarcato e ho aperto il primo ristorante a Vernassa, un ristorante Belforte. Vernassa è stato un successo strepitoso. Primo ospite che ho avuto il giorno dell'apertura era Johnny Dorelli con Catherine Spack, una prova stupenda. Ho aperto questo ristorante, sono stato lì 4 anni, poi ho aperto la taverna del Capitano, sempre a Vernassa, che è una pizzeria. E nel 71 è venuto l'Iseo di Porto Venere a dirmi se volevo comprare l'Iseo, rilevare l'Iseo. E così ho fatto, sono partito da Vernassa il 30 di settembre e sono venuto a Porto Venere e ho comprato l'Iseo. Ho lasciato i miei fratelli, li ho messi dentro i 2 ristoranti che avevo fatto a Vernassa. L'Iseo di Porto Venere è stato un successo strepitoso. Ho lavorato per 20 anni dentro sto ristorante e poi Sergio Fenoglio, il proprietario della locanda Lorena, è venuto e mi ha detto: tu devi rilevare la mia locanda. E così ho fatto. Ho rilevato la locanda e ho lasciato i miei figli e mio nipote da Iseo. Ho portato sull'isola Palmaria tutti i più bei personaggi di questo mondo, italiani e non italiani, dalle regine ai muratori. Ci ho portato tutti dentro sta locanda. Tuttora il successo è sempre strepitoso. Questa è la mia vita. Diciamo che quello che ho fatto, se dovessi rinascere un'altra volta, lo rifarei, perché ho avuto le più grosse soddisfazioni di questo mondo. Il presidente Pertini mi ha fatto cavaliere del lavoro nell'82, Napolitano mi ha fatto ufficiale dei cavalieri di recente. Diciamo che il lavoro mi ha gratificato molto. Faccio il lavoro con amore, con passione. Ho solo 85 anni, sono tuttora in cucina dal mattino alle 7 a mezzanotte la sera. Non esce un piatto se io non lo verifico di come stanno le cose. Ho dei bravi collaboratori, dei cuochi bravissimi. Una volta, io la sera, la locanda Lorena la sera, avevo tutta gente in vestito da sera, tutti eleganti, Forte dei Marmi, Viareggio, Santa Margherita, Portofino, tutta la più bella gente che c'è. Alla sera veniva a cena qua da me in vestito da sera, con barche o senza barche. Adesso non c'è più questo senso di eleganza, di vestirsi eleganti alla sera per entrare a cena, capito? Era molto bello, mi faceva molto piacere. I personaggi li ho visti tutti: Barbara Streisand, Maddie Johnson, Lafayette, Gino Paoli, Beppe Grillo, Jerry Scotti, che lui mi saluta tuttora alla televisione. Faccio piatti semplici ma buoni. Io non è che faccio nouvelle cuisine, faccio dei piatti di spaghetti che una volta che uno ha mangiato un piatto di spaghetti se ne va a casa, ha la pancia piena. Non faccio il mucchietto di pasta con una vongola in cima, non mi piace. Questa carrellata di antipasti è una bella sorpresa quando uno si siede a tavola e non parliamo dei primi, gli spaghetti alla Giuseppe, che sono i frutti in mare. Diciamo che il pesto, cioè chi ci mette un sacco di ingredienti dentro che non serve. Noi abbiamo sempre mettiamo tuttora parmigiano, un po' di pecorino, olio d'oliva e basilico. L'unica cosa che abbiamo
constatato oggi che l'aglio non lo accetta nessuno, lo facciamo sentire il profumo dell'aglio. Facciamo scottare 2 spicchi di aglio nell'acqua calda e poi ne mettiamo un pezzetto dentro il pesto, perché se no si sente troppo l'aglio e la gente non piace oggi. Mia mamma lo faceva nel mortaio schiacciando l'aglio, però non si fa più. Abbiamo 7 camere, ospitiamo 10-12 persone. Abbiamo questi 2 taxi veneziani vecchi come me che trasportano i clienti gratuitamente da Porto Venere alla locanda, a cena o a pranzo, li riportano sulla terraferma una volta finito di cenare. Vivo qua, vivo alla Palmaria, 12 mesi l'anno. Se uno viene qua non va più via, rimane qua. Durante l'inverno io chiudo a novembre e il Iseo rimane aperto. Lavoro da Iseo ma vengo a dormire alla sera qua alla Palmaria. L'ho detto prima e lo dico adesso, io se dovessi rinascere rifarei tutto quello che ho fatto, perché ho avuto, come si dice, fortuna, o mi è andato tutto per il verso giusto, rifarei quello che ho fatto. La mia vita non la rimpiango di aver lavorato tanto, perché ho avuto delle grosse soddisfazioni. C'era Paolo Villaggio che quando arrivava nel porticciolo di Porto Venere mi chiamava e mi diceva: Iseo, ce l'hai la morena oggi? E questo per me era una soddisfazione.